Terzo ed ultimo spazio del Bianco e Rosso TV Sport con Franco Spagnolo, 0850199998, il numero per intervenire in diretta, tra pochissimo una parentesi dedicata ai mondiali di pallavolo femminili. Intanto Franco, come creare un club alla fine Biancorossi? Sì, tutte le istruzioni, ripeto, sono sul sito labarisiamonoi.it. Comunque, per aprire un Bari Club, bisogna avere un minimo di 30 iscritti. Bisogna avere una sede che, può essere possibilmente una sede propria, quindi dove avere un Bari Club e basta. Quindi sì, O tuttavia una ci si sede può fisica. anche appoggiare, previo una liberatoria da parte del proprietario, presso una birreria, un bar, un'altra attività. L'importante, l'unica preclusione che abbiamo di comune accordo messo col Bari è devono essere luoghi dove non ci sono scommesse e non ci sono giochi elettronici. Vogliamo, Eh diciamo, per una sì. questione di moralità, non Ci vogliamo sta, dopo questo tutto tipo quello di, dopo quello che è che è successo, successo. sì. Vogliamo mantenere pulita l'immagine. Detto questo, devono essere appunto 30 soci, ci mandano una richiesta, sottoscrivono uno statuto, e si apre un Bari Club. A quel punto si può creare uno striscione da poter portare allo stadio, ci indicano quanti soci, i loro soci hanno la tessera del tifoso, quanti loro soci sono abbonati e poi hanno diritto a quello che ho detto prima, le varie scontistiche, allo Perfetto. striscione personalizzato, e noi gli diamo all'interno del sito un loro sottosito da potersi gestire, Ah. in maniera tale che hanno la loro visibilità, non devono chiaramente spendere null'altro, quindi sono tutti i servizi che noi diamo a chi si associa, a chi si apre un Perfetto. Bari Club. Se è stato chiaro, Franco, allora, breve parentesi dedicata alla pallavolo, mondiale di pallavolo femminile. Ieri la vittoria delle Azzurre 3-1 contro l'Azerbaigian. Sentiamo le interviste realizzate da Maria Stefania Di Michele. Abbiamo fatto davvero fatica a riprendere le redini di questa gara e portare a casa i 3 punti, che sono stati importantissimi per come si era messa. Abbiamo aiutato un po' l'Azerbaigian a rientrare alla grande in partita, perché c'è stato un momento in cui abbiamo fatto veramente tanti, tanti errori banali che generalmente non commettiamo. Però è chiaro che dopo una partita comunque combattuta, sentita, così possiamo solo che essere contente. Penso che ci siamo un po' innervosite perché volevamo chiudere subito la gara sul 3-0. Abbiamo visto loro che andavano via e quindi abbiamo iniziato a essere poco pazienti e forzare per cercare il punto subito, e invece trovavamo l'errore perché continuavamo a forzare, forzare, forzare. Sono contenta e soddisfatta perché poteva anche finire, insomma, sicuramente al quinto, se non fossimo riuscite a soffrire nell'ultimo set e a portarci a casa, insomma, 3 punti importantissimi contro una squadra che dal terzo set ha cominciato a giocare veramente forte. Stavamo giocando bene, avevamo bisogno del pubblico, che devo dire che spero che domani si senta di più, perché abbiamo bisogno del pubblico. E allora abbiamo bisogno del pubblico questa sera alle 20 Italia-Belgio. Sì, Dunque, poi abbiamo visto comunque un palazzetto, un pallafolero certo. gremito. Queste immagini ancora una volta dimostrano quanto il barese abbia fame di sport. Ogni volta che c'è una bella squadra, che c'è l'Italia, che c'è una partita importante, qualsiasi impianto sportivo Risponde sempre, viene sempre alla grande. riempito. È Sì. vero, è vero, è vero. 0850199998 il numero per intervenire in diretta. Intanto sabato Bari Modena, ancora una volta si rinnoveranno l'appuntamento con il supporter dei Franco, che sta Sì. avendo comunque un discreto successo. Sì, un ottimo successo, una bellissima iniziativa partorita dall'ufficio marketing del Bari Calcio, e da noi, come dalle altre associazioni, le altre 2 associazioni presenti a Bari sui tifosi, sposata a pieno. So che sono state inviate tantissime mail di partecipazione, di richiesta di partecipazione al Bari, perché ripeto, non devono essere inviate a noi. Molti mi chiedono via Facebook come fare per partecipare, mettersi in lista. Io gli rispondo sempre nello stesso modo, cioè devono inviare una mail a supporters@fcbari1908.com. È il Bari che gestisce questa iniziativa. Noi l'abbiamo accolta, ma non è, diciamo, frutto non è il nostro frutto, non ne rivendichiamo la paternità.
chi partecipa è contentissimo, vede sì, dal ma vicino. Spesso anche il tifoso dice, chiede cosa, come si svolge poi anche la giornata. Si svolge in questa maniera, si entra allo stadio purtroppo 3 ore prima, perché il tutto deve finire prima che arrivi l'arbitro, finisce con l'arrivo dei calciatori allo stadio. Quindi un'ora e mezza, due sono necessarie, perché si viene accolti dalla dirigenza del Bari all'ingresso dello stadio con abbonamento, si riceve un pass con il quale poi si va in giro per gli ambienti interni dello stadio, si visitano gli uffici, si visita la sala stampa, li sto dicendo in ordine, si va giù negli spogliatoi, quindi si visita zona palestra, zona spogliatoi, la stanza dell'arbitro, la stanza, lo spogliatoio della squadra avversaria, davvero una bella iniziativa. E poi diciamo inizia il pathos emotivo, si fa il tunnel che porta alle scale, quindi l'ingresso in campo. In campo, e anche se è vuoto in quel momento, entrare, diciamo, fare quelle scale, quei gradoni ed entrare dal campo sempre, e vedersi uno stadio così grande, sì, è emozionante. Sì, sì, è emozionante. Quindi... Franco, c'è l'incontro anche con i calciatori poi sì, a fine partita? Sì, sì, appunto, dico proseguendo, ci si siede in panchina, classiche foto in panchina, sul campo, in porta, sotto la curva nord, si fa il giro della pista d'atletica, si rientra nel tunnel sottostante gli spalti e si aspetta nel cosiddetto spazio misto, si aspetta l'arrivo del pullman dei giocatori. Dei calciatori. Arriva il pullman dei calciatori, foto, autografi, strette di mano e lì finisce la giornata, quasi finisce, perché poi si viene portati in tribuna, viene fatta visitare la tribuna d'onore, lo spazio hospitality e poi i tifosi sono ospitati in tribuna a vedersi perfetto, la partita. Perfetto, a godersi lo spettacolo. Comunque immagino che per un tifoso sia davvero, davvero poi una giornata speciale da ricordare. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, ciao Cristian, Nicola da Bari. Ciao Nicola. Franco, carissimo amico di Facebook pure. Ciao. Franco, ascolta, volevo stimolarti sull'aiuto alle squadre che ci sono a Bari degli sport minori. Abbiamo avuto l'appello del basket su carrozzina, disabili. Basket in carrozzina, sì, con la Cabari 2003, abbiamo sì, mostrato sì, perché, ieri i servizi. Insomma, stanno vendendo il loro pulmino, si stanno dissanguando per tenere viva questa squadra. Credo che siano veramente persone che abbiano bisogno di aiuto. Chiediamo ai nostri associati, di cui io poi verrò a iscrivermi alla tua associazione, perché già ti ho chiesto informazioni su Facebook, come fare ad aiutarli. Così almeno abbiamo un'altra squadra anche da tifare. Grazie, grazie. Noi stiamo comunque mostrando ora delle immagini, abbiamo anche un cartello dove c'è comunque anche il codice IBAN della Onlus, la Cabari 2003, per comunque effettuare delle donazioni. Abbiamo sollevato il problema perché qua non si parla solo di sport, ma certo, è comunque un fenomeno sociale, comunque è davvero che va, ne va anche della vita poi di queste, anche di queste persone che comunque svolgono anche poi una sorta di riabilitazione anche quando fanno sport e comunque vivono, possiamo dire che vivono, e questo fa tanto. Certo, il mio impegno è che da oggi stesso su Facebook e sul nostro sito inizieremo a spingere e sensibilizzare verso questa squadra sportiva che sta nella nostra città, indipendentemente dal fatto dell'handicap o di quant'altro, è una squadra sportiva della nostra città. Certo, in passato certo. C'era stata pure una polemica fra il rugby e la squadra di calcio. Per noi, essendo tutte squadre sportive, noi abbiamo sposato anche il famoso cartello Save the Rugby a Bari, perché era giusto quello che il rugby rivendicava. A maggior ragione la squadra di basket di cui Nicola ci stava dicendo adesso. A questo punto posso prendere in considerazione, anticipando un qualcosa di cui non si è parlato, volevo tenermi per me, però a questo punto lo sì, dico. Vai, dopo il DVD che stiamo dando in omaggio, daremo in omaggio nei prossimi giorni, abbiamo già da ieri iniziato a programmare una nuova iniziativa. Un'iniziativa che questa volta ci porterà ad un prodotto che daremo a pagamento nel periodo di Natale, a partire appunto dal 1° dicembre. Pagamento con una 5 euro simbolica e che verrà devoluta ad una associazione di volontariato. A questo punto, indipendentemente, diciamo, non indipendentemente, non voglio essere un podestà, parlerò con tutti gli altri associati, però il mio intento sarà quello di devolvere in beneficenza verso questa squadra sì, di calcio, sia me di ridotarli del pulmino che stanno perdendo. Perfetto.
stiamo facendo una bella iniziativa per Natale, una bella sorpresa per tutti i tifosi, e saranno contenti di spendere questa 5 euro perché è pochissimo rispetto a ciò che gli stiamo dando, e vedremo di racimolare quanto, almeno quanto servirà per dare la mano alla squadra di basket. Perfetto, abbiamo intanto un'altra telefonata, pronto? Sì, buonasera Lucio Milella, saluti a tutti. Ciao Lucio. Buonasera. Senta, io praticamente sono uno degli abbonati del primo, dei primi giorni della Tribuna Ovest. Già espresso un paio di volte il mio, diciamo, fra virgolette, malcontento sul fatto che successivamente sono state proposte delle agevolazioni, delle cose. Era stato, tra virgolette, promesso che avremmo avuto noi abbonati del primo momento qualche opportunità, parlando magari dell'ingresso gratuito per la Coppa Italia, cosa che ora non c'è più. Però ora è un periodo che non si sente comunque più parlare dell'opportunità che può essere offerta ai abbonati del primo giorno, dei primi giorni, per poter divenire. Certo, tengo conto che sono una persona, cioè sono un padre di famiglia, ho 54 anni, avere una maglia in omaggio, tra l'altro difficile trovare la mia misura, perché io sono una quadrupla XL, quindi mi sembra oltremodo un po'. Va bene, comunque, grazie, è stato chiaro. Franco, siamo quasi in chiusura, non so se vuoi dare tu una risposta anche al nostro ascoltatore. In ogni caso io credo che Gianluca Paparesta abbia in serbo anche qualche iniziativa, anche per favorire chi ha sottoscritto quell'abbonamento in siamo precedenza. Stati noi per primi come associazione a dire alla società di pensare ad un qualcosa per i tifosi che non avessero fatto con noi l'abbonamento. Quindi pur, diciamo, dovendo noi come associazione chiaramente tutelare e agevolare i nostri associati, però siccome stiamo parlando di calcio e di tifo in generale, abbiamo sponsorizzato anche questa cosa. Giustamente, certo. Ci è stato detto, ma è vero che non è stato fatto nulla ancora. Siamo davvero in chiusura, un grazie a Franco Spagnuolo, grazie anche a voi, grazie a domani a con voi. Il Bianco e il Rosso TV Sport. Ciao. I got